Ci si avvicina con l'appuntamento dedicato alla musica per eccellenza in Italia, il Festival della Canzone Italiana, dal 1 al 5 febbraio, e nell'ambito di Sanremo On 2022 verrà premiato anche Ivan Cottini, che è in collegamento con noi. Buongiorno Ivan, ciao! Buongiorno, buongiorno. Come stai intanto? È un periodo abbastanza buono, adesso il duro arriverà dal 7 di febbraio in poi, quando avrò un ricovero a Milano dove dovrò fare diverse cosine per attenuare la mia spasticità. E allora, in attesa di questo però arriva una notizia carina, immagino, per te, no? Sì, dai, vediamo il bicchiere mezzo pieno. Sì, arriva questo premio Rino Gaetano dato durante l'evento di Sanremo On. È comunque un premio che mi porto dal grande successo, dalla vittoria del mio Sanremo 2020, visto il grande successo che ha avuto il mio ballo e gli ascolti che ha avuto. Beh, ovviamente, perché la regione Liguria ti riconosce l'alto valore sociale, no? Per i tuoi progetti e per la qualità artistica delle tue esibizioni, attraverso cui hai portato un messaggio, che è quello che le barriere possono essere in qualche modo abbattute o gestite, e quindi condurre una vita, non dico normale, però coltivando le proprie passioni comunque, come quella per il ballo, pur essendo affetti per esempio da sclerosi multipla. Esattamente, proprio così. Io ho puntato sull'Ariston questo messaggio che la disabilità non deve essere penalizzante, anzi deve essere, certo, un valore sul quale farci forza. Io ne ho fatto un'arte. Senti, ma apro una parentesi, hai scelto l'outfit? Guarda, ne abbiamo parlato ieri io e te in primato, esatto, e ancora sono molto molto combattuto. Sai, 2 anni fa avevo il brand che mi vestiva e quindi lì non potevo dire nulla, ma quest'anno voglio decidere io, e dammi qualche consiglio, Stemmi. Ma se invece ti presentassi in una veste eccentrica, riprendendo un po' lo stile di Achille Lauro, che ne pensi? Potresti far parlare ancor più di te? Oddio, uno stile all'Achille Lauro non mi appartiene troppo molto, però vorrei andare su qualche colore acceso, un blu, ecco, metallico, vedrò, vedrò. Vediamo, vediamo. Senti, che mi dici invece delle tue nuove collaborazioni? So che ci sono contatti importanti anche con nomi della musica, no? Ma sai tutto? Direi di sì. Anzi, dai, spoileriamo un attimo la notizia, perché ho una foto a riguardo. Beh, si è aperta una collaborazione con la cantante Francesca Alonna, che mi ha chiesto di fare qualcosa assieme. Lei dovrà lanciare a breve un suo nuovo brano e mi ha chiesto di partecipare, di ballare in questo videoclip. Bellissimo. E quando potremmo vedere il risultato di questo lavoro fatto insieme? Ma io spero già fine primavera che si potrà vedere. Senti, noi però ci siamo lasciati con l'auspicio che tu potessi essere chiamato sul palco dell'Ariston, no? E immagino questo non sia avvenuto, è stata quindi una delusione per te? Beh, c'è tanta delusione, perché c'è un lavoro di un anno dietro con l'amico Celentano, sul quale stavamo lavorando, un bellissimo progetto, perché sapevo che io non mi posso ripresentare come ospite, ma come suffisso di un cantante, io ballare dietro. E avevamo proposto questa idea, questo progetto alla commissione, ma alla fine non è andata. Ma io comunque, Steph, non mi arrendo, io anche il prossimo anno ribusserò alle porte, perché il mio ultimo ballo, prima di capire cosa volevo fare da grande, lo voglio fare sul palco dell'Ariston. Perché ci tieni così tanto? Perché sai, tutti mi chiedono, no, com'è stata l'emozione di Sanremo e quant'altro. Per me è stato il giorno più brutto della mia vita, il festival. E
E voglio ritornare su quel palco per riprendermi quello che non ho goduto. Ormai questa è diventata, diciamo, una sfida mia personale. Eppure da queste immagini che stanno andando in onda sembra che sia stato tutto perfetto in realtà. Tu invece racconti di un'esperienza per te difficile, ma qual è il motivo principale? Diciamo, io sono un bravo attore, tu mi conosci, so camuffare bene il dolore che comunque ho dentro. Era un brutto periodo, specialmente personale. Io, dal giorno dopo che sono tornato, la mia vita è totalmente cambiata. Non ho più dormito con mia figlia, o mi devo accontentare di vederla pochi giorni al mese. Poi è arrivata la pandemia e per noi malati è stata una tragedia. Noi siamo rimasti senza l'accesso alle terapie ospedaliere, senza avere più l'assistenza medica a casa. Io mi sono ritrovato ai primi di giugno, metà giugno, che non riuscivo più a tirarmi su da solo dal letto, e mai avrei pensato che avrei potuto continuare con la danza. Però, sai, a me piacciono le sfide e ho voluto stringere i denti e rimettermi in gioco nuovamente, tentare di risalire su quel palco, fare il mio ultimo grande ballo e godermi finalmente Sanremo. Che cosa auspichi per il prossimo futuro? Hai parlato di pandemia, di questo difficile periodo che stiamo tra l'altro ancora vivendo, non dico un periodo disastroso, ma sicuramente drammatico, no? Siamo in piena quarta ondata. Parlavi giustamente dei malati che hanno dovuto rinunciare a tante attività riabilitative, molti anche alle cure, rimandare esami, no? Una situazione che permane. Oggi ne parleremo in questa puntata. Che cosa ti auguri per i prossimi mesi? Qual è, diciamo, il grido di aiuto che tu ti senti di lanciare a tuo nome, ma a tutti coloro che sono nella tua stessa situazione? Perché, insomma, adesso siamo tutti presi dalla corsa al Quirinale, no? Però non dimentichiamo che ci sono problemi molto gravi che attengono tante persone. Io, l'unica cosa che posso dire è che bisogna imparare, diciamo, ormai quasi a conviverci, ma soprattutto di non abbassare mai la guardia e di stare sempre con la massima attenzione, mascherina, distante, cerchiamo di evitare gli assembramenti e torniamo a vivere in maniera pseudo normale. Speriamo, guarda, nel frattempo è bello che ci sia di nuovo questa manifestazione perché ci fa un po' staccare la spina, no? In realtà siamo tutti affezionati al Festival di Sanremo e Rino Gaetano è, diciamo, una figura storica della tradizione canora italiana. Senti, ma ci puoi un attimino anticipare qualcosa di questa serata che ti vedrà protagonista, intendo? Sanremo Guarda, On. io so Sai ancora poco? veramente, veramente poco, perché sai, qui col fatto anche quest'anno sarà un Sanremo molto diverso rispetto agli anni passati, quindi è ancora tutto molto contingentato. Ancora non so nemmeno dove avverrà la premiazione, se sarà a casa Sanremo o direttamente dove verrà fatta la serata di Sanremo On. So che i vincitori di questo premio siamo in quattro, tra cui anche l'assessore alla cultura e spettacolo della Regione Liguria. Gli altri due nomi non me li chiedere, che non li so. Beh, ci sono tanti volti noti dello spettacolo, insomma, Valeria Marini, Adanna Falchi, insomma, e poi tanti altri. Beh, noi ovviamente ti seguiremo. Invece per Sanremo c'è qualche big che sostieni particolarmente, non so, nella rosa dei nomi che è uscita. Preferisci qualcuno in particolare? Ma io sono della vecchia scuola, io faccio il tifo per Gianni Morandi. Qualcuno lo vorrebbe Presidente della Repubblica, Ivan, che ne pensi? Tanto lì ho visto che laggiù alla Camera stanno giocando, quindi facciamogli vincere Sanremo, Morandi, e poi lo metteranno a presidente.
Senti, invece per le Marche, a che cosa stai lavorando? Perché tu sei stato sempre molto impegnato anche sul fronte del mondo della scuola, dello sport, sempre molto vicino ai giovani ed è un periodo ancora caratterizzato da una sorta di congelamento, no? Di queste attività. Ci sono però dei progetti all'orizzonte? Mamma mia, Steve, non sai quanto mi manca andare ad incontrare i ragazzi nelle scuole e fare testimonianze. Quella è una cosa che mi manca veramente tanto. Per quanto riguarda la regione, c'è la presidente delle pari opportunità, che ormai viviamo in simbiosi, che mi ha coinvolto con un bellissimo progetto che dovrebbe partire adesso all'inizio dell'anno nuovo. Che non posso svelare nulla ancora. Lo vedrete. Va bene, va bene. Allora aspetteremo. Senti, Ivan, io mi auguro che possiamo sentirci magari proprio da Sanremo. Dai, possiamo provare a fare qualcosa. Io ti dico, sarà un mordi e fuggi. Arriverò nel tardo pomeriggio e passerò la nottata lì. Poi, alle prime luci dell'alba, riparto verso Uganda perché purtroppo la mia condizione attuale e gli orari medici, che purtroppo quelli vengono prima di tutto, mi Certo. impongono questi mordi e funzi. Dai, allora tanta forza, Ivan, e soprattutto positività, perché ne abbiamo davvero bisogno in questo periodo. Io ti abbraccio e magari ci sentiamo Ma per... scusa, posso correggerti? In questo periodo dir positività Ah, no, certo, una positività ormai è allude. diventata una parola da non utilizzare, da non utilizzare. Allora, ottimismo, ottimismo, dai, anche Davide. se... Si fa fatica ad averne in questa fase, però insomma, dobbiamo essere ottimisti e sperare di uscirne quanto prima da questa situazione, perché i problemi insomma, sono già tanti e questa pandemia deve assolutamente essere superata con la vaccinazione, con insomma, le dovute attenzioni e speriamo anche con la buona sorte. Grazie davvero a Ivan Cottini. Magari ci sentiamo per qualche consiglio sull'outfit. Facci sapere un pochino che cosa hai deciso. Spoilerà sui social, va bene? Va bene, Steve, grazie. Saluto gli amici di Admomarket che sono sempre vicini a me e mi sostengono. Li salutiamo anche noi perché facciamo parte tutti della stessa famiglia, davvero. Viva la scienza! Grazie, grazie a Ivan Cottini di essere stato con noi. E adesso, a proposito di patologie, tra poco parleremo di patologie oncologiche e di come le persone affette da queste malattie, malati oncologici, sono in difficoltà in piena pandemia. A farsi portavoce delle loro criticità è stata proprio una donna che tra poco intervisteremo dopo la pubblicità.